servire il tè e io non l'ho ancora neppure preparato. Ancora una volta siamo in ritardo. Ma cosa fa tutto il giorno Ambrogio? Son già le 17 ed il tè neanche l'ombra. Si sapeva già. Voi parlate, ma non sapete farvi obbedire. L'ho subito capito che era in buona nulla. Io sì che so giudicare le persone. I signori sono serviti. Lavare i piatti e mettere in ordine la cucina. Sì, signorina.
Sarà meglio di quello là. Mettiamola alla prova. Ma sentitela! Quello là ci sta spaccando tutto! Ma quanto ci mette? Non arriva ancora! Che barba sta qua! Gli paghiamo fior di quattrini! Cosa domandano ancora i signori? Prepara il tè, lucidami le scarpe e vai a prendermi il giaccone che devo uscire. Bene, signore. Aspetta, vai subito a prendere il mio cavallo e la mia carrozza. Prepara la mia camicia blu, il mio giubbotto verde, il mio bastone dal pomello d'oro, il mantello, il cappello e via di corsa. Sì, signorino. Facciamo le partite a dama, ok? Ma ti ricordi quel cretino di nostro vicino? Con quei cavalli, che casino facevano. Ah no, lo so, che testa che avevo, un cavolo. Posalo sulla sedia. Versacelo pure. Io senza zucchero. Complimenti, è molto buono. Divino? Sì, sì. Per me vai a prendere la spazzola e mi sistemi i capelli. Portami il vestito di mussolina, le scarpette da ballo e prepara subito la cena. Io non esco, ma quando ti chiamo accendi subito il fuoco e preparami l'acqua calda per il bagno. E quando prepari la cena non esagerare con i fritti. Quell'ignorante non sapeva neppure dosare gli ingredienti. D'accordo, signore, sarete serviti per le feste. E finché non incontrerete qualcuno che vi insegna a comportarvi in modo umano, e anche voi non farete una buona azione, non tornerete uomini. Ma cosa dice questo? È proprio pazzo. Sto dicendo che d'ora in poi sarete quattro fantasmi. Aiuto! Aiuto! Voi siete stati, in vei fantasmi vi ho trasformati, da nessuno visti voi sarete e per il tempo e lo spazio viaggerete, finché buoni non diventerete in quello stato, voi resterete ai festoni, Marabù, che voi siete fantasmi e nulla più! Aiuto! Thank you.
mère avec ses vagues. Je donne à Washington ton terre avec ton temps. Oh, allora tocca a me! Sentite, sentite! Ho un'idea geniale! Luca e Giovanni mi hanno detto che c'è una cascina in cui ci si può divertire moltissimo. Dov'è? È lontana da qui! Ma no! È la vecchia cascina Scaramuffa! E si trova poco prima di Madonna dei Cavalli! Ma è abitata! Perché se ci sono i proprietari non ci fanno entrare! Ma che cavolo dici abitata! È da un sacco di anni che non ci vive più nessuno! Possiamo esplorarla con tranquillità e chissà che non scopriamo qualcosa di interessante! Allora è deciso! Andiamo! Per fortuna che abbiamo portato con noi delle merendine! Andiamo! Andiamo! Thank you.
pericoli e che ci saremmo divertiti. Ole noi! Cosa ci succederà adesso? Come faremo a uscire da qui? Moriremo di fame sicuramente, ma vi rendete conto? Dobbiamo stare qui 100 anni, come ha detto quel mostro. Meglio se non fossimo venuti, lo sapevo che finiva male. Tu e le tue brillanti idee, ma non potevi morderti la lingua quando hai detto di venire qui? Non facciamo i bambini, piuttosto diamoci da fare e cerchiamo una soluzione per uscire. Che volava sui comini. E tu chi sei?
Io sono la maschera Rasisà, la più potente, la più cattiva di tutte le maschere del Roero. Sono nata a Iracca e sulle spalle ho quasi un millennio. Da piccola ero la più furba della famiglia. Pensate che ho avuto il coraggio di rubare il libro del comando alla regina delle masche e da allora ho fatto ogni tipo di dispetto. Cos'è il libro del comando? Ma non sapete proprio nulla voi ragazzi, è il libro delle formule magiche. Chi lo possiede può fare ogni maleficio. Se sei potente e cattiva, sei da tutti rispettata. Ma allora anche tu sei una maschera cattiva? Certamente. Abito nelle grotte da 10 anni, sono sveglia. Le mamme raccontano le mie magie ai loro bambini per farli addormentare e per far loro paura. Ma allora nessuno di voi ha una magia per poterci aiutare? Forse posso aiutarvi io. E tu? Chi sei? Io mi chiamo Maya Bubu ed abito a Canale. Sono nata nel 22 e durante la mia vita ho avuto molte avventure. Quali, per esempio? Una notte da casa mia ho visto alcuni ragazzi che volevano rapinare il conte di Canale. Con un incantesimo ho legato quei ragazzi ad un palo e li ho lasciati lì per tutta la notte. E tutto qui? Tutto qui. Sentite, sentite. Un giorno stavo passeggiando in un bosco quando ho visto una lepre in fin di vita. Con i miei poteri magici l'ho salvata. Quello che però voglio farvi sapere è che una notte, poco prima dell'ultima guerra, ho visto un soldato che tornava a casa dall'osteria. Ad un certo punto gli è comparso davanti un cavallo bianco che si è impennato e stava per saltargli addosso. Il soldato ha preso la sciabola e zac! Gli ha tagliato la zampa anteriore. Prima che mi faccia pentire di essere qui e mi mangi una colazione! No, non andate via! Per carità, abbiate pietà di me! Se voi andate via, io sarò perduta! Cosa dobbiamo fare? Lottare con un coso così! Ma siamo matti! Grasso e cattivo com'è, ci ammazza subito! Piuttosto, cerchiamo di vedere cosa vuole! Di che cosa si cimerà un essere simile? Accidenti! Solo vederlo, muoio di paura! Forse nei nostri zaini c'è qualche valentina che può piacerle. Eccola, la vuoi? È molto buona! E 5 cereali! No! Io ho una bottiglia d'acqua, la vuoi? Offrimi dell'acqua! Ma siete proprio degli ingenui! Non sapete che posso averne quante ne voglio? Vuoi un libro di avventure? Non so leggere, adesso mi avete proprio stufato! Tutto quello che mi avete offerto non ha alcun valore! Ecco, io vorrei qualcosa di buono! Vediamo un po'! Un rocher! Ambrogio! Ambrogio! Sì, la mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono. Ma certo, signore. Ecco il vostro rocher. Ma perché non mollano lì la ragazza e se ne vanno? Perché voglio aiutarla e mi sa che fanno bene. Di cavolo dici aiutarla? Finalmente è qualcosa che mi piace, ma non illudetevi, ora mi è venuta sete. Vorrei una bottiglia di pacchetto dell'85. Ma dove lo trovo? Che barba questo Yeti, quanto rompe! Ecco la bottiglia che cercate, speriamo che lo Yeti non abbia altro potere. Buono! Divi!
parvenza di una servetta, mi ha castigato con una maledizione. Mi ha condannato ad essere fantasma fino a quando non avessi incontrato qualcuno che mi avesse insegnato ad essere altruista. Vuoi dire che noi siamo dei buoni ragazzi? Certo, siete dei ragazzi eccezionali. Non vi siete mai lasciati prendere dal panico. Avete affrontato mostri e masche e avete liberato questa splendida ragazza. Grazie, mi avete veramente salvato la vita. Se fossi rimasta prigioniera dello Yeti, chissà che fine avrei fatto, quanta paura avrei avuto. Adesso però andiamo, perché non sarò più tranquilla fino a quando non sarò lontana da questa casa e dallo Yeti. Ha ragione, per oggi basta con le avventure. Andiamo via! E di corsa!
sposare con un uomo brutto come la pestilenza. Io, invece, mi sposerò con Ulisse. Oh, brutta cuginastra, mi hai soffiato il più bel pezzo di figo che c'è in Grecia. Ora, accompagnami dalla Sfinge. Oh, Sfinge! Oh, Sfinge bella! Di chi sarò la pollastrella? La pollastrella sarai di colui che amerai. Chi è? Tre indovinelli ascolterai e nella soluzione troverai colui che sposerai. Bala! Si regge il mento con la mano sinistra, il gomito con la mano destra. Di storia è un vero campione ed è... Secondo me è il tallone! Stupida! E morone! Continuerò, la paga a fine mese non riceverò. E va bene, sparo la seconda volta. È vissuto ai tempi di Roma, alle più vecchie mia nonna. Di Galli si è fatto un miscuglio ed è... Secondo me c'è da Giulio. Ma qua... Furba, è Cesare Giulio, passato alla storia come Giulio Cesare. Vuol dividere l'Egitto, la sua legge non conosce diritto, vuol buttare il meridione nei fossi ed è Beppo Rossi. Ora dai, Cleopatra, vai! Tua madre ti sta aspettando. Che non ti preoccupi più di tanto. Va bene, grazie, Sfinge! Penelope, hai visto? Brutti, vecchi e, se non basta, babosi. Altro che buoni consigli! Con calze a rete, che però sono molto costose.
tutto di te. Potete ammirare questa parrucca!
canale per tenere le aiuole pulite. Due ruote per andare in macchina, ne servono quattro. Un carro armato non è ancora stato inventato. Una spada. Non abbiamo più nemici, li abbiamo già uccisi tutti. È un gatto antidroga. Abbiamo altro da mangiare. Uffa, sono stufa di sentire sempre le stesse cose. Preferisco andarmene a scuola con le mie amiche. Nient'altro. Ci rimangono solo più tre candele e mezza gobba. È veramente poco per fare la dote, mia figlia. Povero me, sono rovinato. Me tapiro, me infelice, me reietto, me gelato, me fricassato, me invertebrato, me disossidato. Per tutti gli dei, Horus, Focus, Trocus, Ficus, Tizio, Caio, Sempronio. A chi darò mia figlia e sposa? Chi la sposerà con una così misera dote? Sono andato dalla Sfinge, che dice sempre la verità, e ho saputo che ci sono ben tre pretendenti per tua figlia. Chi sono? Il Giuro Bossi, il potente Giulio Cesare e il buon Morone. Bossi no! Ho tribolato una vita per riunire l'Egitto e quello lì è capace di ridividerlo. Meglio lasciarlo in Italia. Giulio Cesare no! È troppo potente e bellicoso e metterà il naso nelle mie faccende personali. Ma ci rimane solo più Morone! Ma sei quasi pensionato! Sono più belli, togli a bruci, sedere spanzerotti. Certo che avete
qualcosa dovrei averli. Buona idea quella di dividere in quattro parti la crosta di formaggio che hai avanzato a pranzo. A proposito, non dovevi farci vedere il tuo nuovo bikini? Giusto, solo un attimo te lo tiro fuori dalla borsa. Wow! Avessi io fare delle bamboline di stoffa stupende. E poi cucirtele sulla bocca. Sta solo zitta, figlia di un ibis. Non ti permettere più di dirmi così, caro Tony Putrefazione. Dammi la tua parrucca, bella buona. Calma, ragazze. Io sono la figlia del faraone. E quindi ciò che è mio è mio. E ciò che è vostro è anche mio. È colpa tua! Ehi, tua! E non mi sei morta! Avanti, padre, che non sei altra. Calma, ragazze! Rimandate il litigio domani. Perché? Ti sei fatta la pipì addosso? Stai tranquilla, Alfadolone. Mille! No! C'è un cocò! C'è un cocò! Cocò! Un corriere! No! Cocò! Un cavallo! Ma secondo te, cavallo inizia con co? Asina è un coccodrillo, no! E non potevi vederlo prima, eh? Un coccodrillo! Vengo! Io non ho paura, ma faccio finta di svenire anch'io. Arrivo io, soccorso! Thank you.
figo? E uno salutiamo se ne va! Deve essere davvero utile. Forse diventerò famoso. Andiamo a cercare altro materiale. Chissà che non riusciamo a costruire un terzo robot. Thank you.
Ritorniamo domani! Ma no! Io farei degli scherzi ai ladri!
Aiuto, sto andando, aiuto! Ma chi sarà quest'ora? Succede qui? Le porte si aprono da sole. E ragazzi, sarà più un castello fatato. Finalmente! Dopo un secolo qualcuno si è degnato di venire fino qua. Che bella famigliola! Questo sarà il padre. Quell'altra è la madre. Mi sembrano piuttosto pestiferi. Non sono stati fermi un attimo. E adesso cosa ne vogliono combinare? Come qua son la qua. Prese qua, torre qua. Sucre ben, donne ben. Plume col, torre col. Et le mangeur de cerise, bien au chaud de sa chemise. E di non combinare guai. Non è casa vostra, ve lo ripeto. Voglio voi se rompete qualcosa. Guarda che schianto. Mai visto una donna così affascinante. Certo, ai miei tempi le gonne erano un pochino più lunghe. Questo sì che sarebbe il mio tipo. Ma cosa mai combinato a trattare così gli ospiti? Mi sto innamorando di questa bella ragazza e lei non mi può vedere. Certo, pensandoci bene, ero molto scorbutico e insopportabile. Forse tali punizioni me le sono meritate. Mi piacerebbe proprio vivere in questa bella casa. Se abitassi qui, potrei trasformare questo castello. Qua sistemerei la mia famiglia. Là i miei vicini di casa, tanto soli e sempre tristi. Al piano di sopra tutti quei bambini costretti a vivere tra catrame e cemento. Qui sì che potranno respirare aria buona. Certo, per realizzare questo mio sogno avrei bisogno di molti aiuti. Beh, in questo modo potresti offrire lavoro a tanti che non l'hanno ancora trovato. Hai proprio delle belle idee, sei sempre molto generosa. Che stanza buia e tenebrosa. Mamma, mamma, ho paura, voglio il ciuccio. Papà, accendi la torcia. Come sono curiosi! Cosa ne vogliono trovare? Non lo so. Accidenti, che chiusura! Provo io!
Guarda qui, si apre da sola. Una vecchia pergamena. Apriamola. Uomo, tornerai quando una lezione di bontà riceverai. Chissà che cosa vuol dire. Ma chi è questo? E come spuca? Gentili signori, vi spiegherò questo mistero. Tanti, tanti secoli fa ero un marchese superbo e prepotente, come la mia famiglia d'altronde. Una strega che si è presentata sotto le parvenze di una servetta ci ha trasformati tutti quanti in fantasmi per darci una lezione. Saremmo tornati uomini soltanto se avessimo incontrato le persone dell'anima generosa e che ci insegnassero a diventare più buoni. Più gentile e generosa di lei, bella signorina, non ha ancora incontrato nessuno. Ma anche il marchese è un bel uomo. È vero che è bello. Ti piace? Beh, in effetti non è niente male. Alto, robusto e con quegli occhiali ha un'aria così intellettuale. Ragazza mia, non si dicono certe cose davanti a un giovanotto. Ma no, signora. Mi piace molto questa schiettezza. Poi, dopo tutto quello che ho visto e sentito, penso che questo castello non può che diventare un centro di accoglienza per le persone che hanno bisogno di aiuto. Proprio come volevi tu. Se i giovani sono d'accordo, festeggiamo subito il loro fidanzamento. Certamente, però aspettate un momento. Vado a chiamare mia madre, mio padre e la mia sorella preferita. E viva gli sposi!